Oggi parliamo di una nuova figura retorica, l'allitterazione, e per farlo utilizziamo un testo di Jovanotti, Le tasche piene di sassi. Però prima cerchiamo di capire meglio in che cosa consiste questa figura retorica. Due o più parole che contengono le stesse sillabe oppure lettere ripetute con una certa frequenza. Questa figura retorica viene usata per rafforzare dei suoni duri o morbidi. Le allitterazioni sono molto famose negli scioglilingua. Vediamone uno per tutti: 33 trentini entrarono a Trento. Io ho evidenziato le T e le TR per farvi vedere in quante volte compare questa lettera o questo accoppiamento di lettere. Le ninne e nanne, per esempio, utilizzano altri tipi di lettere ripetute, quelle più dolci. Guardiamo soltanto questo incipit di ninna nanna, ninna o. E ritroviamo il ripetuto suono della N. La pubblicità utilizza a piene mani questa figura retorica. Ne ho messa una per tutte, una pubblicità della Fiesta. Fiesta ti tenta tre volte tanto. E andiamo adesso al testo, Le tasche piene di sassi. Ho preso soltanto un pezzettino del testo e ho evidenziato tutte le S spesso legate con la O, oppure lasciate libere, oppure in accoppiamento alla C con un suono morbido, oppure con un suono più duro. Sono solo stasera senza di te, sentite come l'allitterazione si sente molto. Mi hai lasciato da solo davanti alla scuola. Mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, ho la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Il suono ripetuto S dà una sensazione molto marcata di dolcezza e in questo caso anche S come solitudine. E con questo è tutto. Buon ripasso!